metodi che diano certezze nelle cose. Non basta costruire soltanto, diceva prima Gennaro, parlava del fondo regolatore, si deve andare lì, si deve andare, diciamo, a basso nel regolatore. Ci deve essere qualcosa di sociologico, ci deve essere qualcosa che mette insieme le parti sociali di una comunità, i pezzi importanti della società. Non può diventare ti prego, ti do e in cambio. Non c'è un cambio, c'è una costruzione di un modello sociale nuovo, c'è una costruzione di un'inclusione sociale nuove, dove l'inclusione è tutto, non è soltanto bianchi, neri, giallo, verde. L'inclusione è costruire dei modelli di comunità diverse che partono dal basso e che diano una governanza maggiore a chi poi deve fare decisioni importanti rispetto alle proprie città. E va messo in un sistema sovracomunale, perché non è possibile che poi nell'ambito degli stessi territori, se mai ci sono sindaci che fanno scelte diverse, addirittura negli stessi ambiti sociali. Addirittura noi ci troviamo una campagna da 550 comuni, abbiamo 320 piccoli comuni al di sotto di 5.000 abitanti, ce ne sono certi che mi raccontano che nello stesso ambito cerchiamo di costruire come associazione dei modelli di inclusione, delle proposte anche per mettere insieme una rete territoriale che dia più risposta agli invisibili e che accorge che poi nella difficoltà di costruzione della proposta singola sensibilità di un singolo momento che cambia rispetto allo stesso ambito sociale, alle stesse politiche che dovrebbero fare invece insieme. Quindi la sfida è costruire dei modelli sovraregionali che diano assolutamente certezze a chi poi deve governare i processi, e lo si fa costruendo un nuovo modello di comunità, che sia una comunità innovativa.